Solo per me di trovare la determinazione giusta, no? Sono in contenzioso con il professor Leonardo Alloro che mi dice: ma Vanni, io ho sempre caratterizzato la mia vita sulla privacy, sulla riservatezza, ti prego di non insistere. Dico: ma professore, sei padre di una grande giornalista, io faccio video curiosi, avrei piacere, caro professore, che mi concedessi la tua immagine senza remore, dal momento che conosci la professionalità che ti ho dimostrato anche occupandomi di te vedi qua c'è un blocco, allora consenti. Vabbè, dai. Ah, rimbalza lo stesso. Cos'è? Ma grandi montaggi. Vorrei una stanza vuota da... Devi Poco comune che la... Poco comune che l'artista ha da soffrire. Allora, caro professore, non mi venire a parlare a me di privacy. Non parlare a me. Dove Perché sono cavolo è la cresciuta foto in di una Elisa? famiglia di musicisti e a casa mia mio padre ha sempre Tra l'altro, bravissima, ascoltato bellissimi Beatles, montaggi. Eccola qua. Johnny Chelsea Ora, Won. caro professore, quando io ti dico che la bellezza è determinante, ma questa è sempre la cantante. Dove cavolo è Elisa? È incredibile, eh? Sparita. Ah, forse è un'immagine che... Vabbè. Niente da fare. Niente da fare, caro professore. Non riesco ad avere soddisfazione, non riesco a capire come ci sia nella prima immagine questa, ma ovviamente sono colleghi molto bravi. Il lavoro che faccio io è molto empirico, caro professore. Vedi quanto è bella tua figlia. Valeria Vaglio. Vabbè, professore, comunque poco cambia. Ce la facciamo? No, Oh! c'è Allora, professore, quando io ti dico che la bellezza è che quando determinante, dice donna con nativi quelle belle grandi, no? ecco. Maiuscola, sì. Allora, Lei ha una vedi? voce potente, tanti punti di forza, le Sì. proprie fragilità e canta l'essere donna Sì. totalmente, come solo una vera donna sa fare. Allora, professore, Da io... Valeria Vaglio e oggi incontriamo lei. Sì. Allora dico, caro professore, io posso pensare tutto il male possibile di voi, Quando mi sono inteso, arrabbiata con me inteso. stessa. Ho una venerazione per te, per la tua famiglia, e la famiglia, ma l'ho detto pubblicamente e privatamente, che avrei voluto avere. Ma, voglio dire, ma non perché sono stato tuo paziente, ma perché credo di fare dei lavori di un certo livello, pur senza queste belle inquadrature. Avrei tenuto a... Adesso non capisco perché... Spero che ritorni fuori la foto di te.